Il sindaco di Pescia Oreste Ciurlani sull'obbligo delle mascherine all'aperto gioca d'anticipo ed ha firmato un'ordinanza che ne rende obbligatorio l'uso su tutto il territorio comunale. Un provvedimento che segue quelli adottati per l'uso delle mascherine nelle zone interessate dal trasporto scolastico e esteso subito dopo a tutti i perimetri scolastici e alle aree adiacenti per arrivare ora alla totale copertura del territorio. Ho firmato un'ordinanza dove obbligo in tutto il territorio del comune a portare la mascherina. È obbligatorio all'aperto, come si esce di casa, come si esce dalla macchina da soli, va messa la mascherina. Sono esclusi dall'obbligo i bambini sotto i 6 anni e le persone la cui disabilità non è compatibile con l'uso continuato del dispositivo. Non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione nel caso sia svolta attività sportiva o motoria all'aperto e nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sempre che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri per le attività sportive e 1 metro per ogni altra attività. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro per chi viola l'ordinanza, ridotte nel caso del pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Cominciano i controlli, ci sono sanzioni da 400 a 1000 euro. Va portata sempre, sono esclusi i bambini sotto 6 anni, sono esclusi coloro che hanno delle patologie particolari e quindi che il medico gli dice che non possono portare la mascherina, o coloro che fanno sport nei centri abitati. Quindi al di fuori dei centri abitati, negli impianti sportivi, così si può stare anche senza mascherina mentre si fa sport. All'interno dei centri abitati invece no. Quindi noi vogliamo intervenire perché i contagi stanno aumentando, vogliamo che la gente rispetti le regole, solo se la gente rispetta le regole possiamo, diciamo, evitare il contagio. Quindi nell'ordinanza c'è scritto obbligo di mascherina e divieto di assembramenti. Su questo polizia, carabinieri e polizia municipale faranno i controlli e, voglio dire, sanzioneranno chi non rispetta. È una questione di rispetto per la comunità, per noi stessi e per i propri cari.